Elettricista muore in un incidente sul lavoro a Luni. Proseguono le indagini. Sequestrato il cantiere. RSA Mazzini, la denuncia della UIL, ristrutturazione a rilento, posti di lavoro a rischio. La pandemia pesa ancora sulla vita dei ragazzi, Fondazione Carispezia e Croce Rossa unite nel progetto Non dipendere, vivi. L'allarme delle RSU di Leonardo, si acquistano carri da Germania e Svezia, che fine ha fatto l'industria nazionale. Lo Spezia pronto per la sfida contro il Sassuolo, per Mister Semplici, fiducia e entusiasmo, ma serve umiltà. Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Ancora tutte da chiarire, le cause sulla morte di un elettricista di Massa mentre era intento a effettuare un sopralluogo in una villetta in costruzione a Dogana di Ortonovo. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Il telefono squillava a vuoto e così il figlio ha deciso di andare a vedere perché il padre non rispondesse, trovandolo senza vita ai piedi di un ponteggio alto 4 metri. È morto così, molto probabilmente dopo una caduta nel vuoto, un elettricista di 62 anni, nato in Sud America ma residente da tempo a Massa, titolare di un'impresa con sede nel capoluogo apuano. L'incidente mortale nel pomeriggio di ieri in una villetta in costruzione di via Braccioli tra Dogana e Lunimare. Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Sarzana intervenuti sul posto, l'elettricista stava effettuando un sopralluogo per poi procedere all'installazione di un impianto elettrico. Al momento della caduta era solo e nessuno si sarebbe accorto di nulla. Nella casa di via Braccioli sono accorsi anche i proprietari, i funzionari del nucleo prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'ASL 5, l'ispettorato del lavoro e il medico legale per cercare di ricostruire la dinamica dell'ennesimo, perché tale è, incidente sul lavoro. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, quella del malore improvviso che avrebbe causato la perdita dell'equilibrio e la conseguente caduta mortale avvenuta ipoteticamente da un'altezza di circa 4 metri. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Rafael Torcasio, il lavoratore deceduto ieri a Luni, e chiediamo che sia fatta luce al più presto sulla dinamica dell'incidente. Così, in una nota congiunta alle segreterie spezzine di CGL, CISL e UIL, che continua, purtroppo le morti nei cantieri per caduta dall'alto sono ricorrenti e queste tragedie non devono più accadere. Bisogna verificare se nel cantiere di Luni siano state messe in atto tutte le procedure di sicurezza e bisogna aumentare i controlli in tutti i cantieri, potenziando il numero degli ispettori, come chiediamo da tempo. Non è pensabile che nel 2023, con le norme e le tecnologie sulla sicurezza che abbiamo a disposizione, si muoia ancora sul lavoro. Una strage che va fermata. Ieri mattina a Pitelli i carabinieri della sezione radiomobili della Compagnia della Spezia sono intervenuti presso un bar a seguito delle segnalazioni del titolare di alcuni avventori infastiditi dall'atteggiamento molesto dei due uomini stranieri apparentemente in preda ai fumi dell'alcol. Arrivati sul posto i militari hanno individuato i due e li hanno sottoposti a controllo chiedendo loro i documenti. Gli stranieri hanno esibito delle carte di identità romene. I due, un 25enne e un 30enne, sono stati accompagnati in caserma e sottoposti al fotosegnalamento e da una verifica dei documenti è emerso che erano di nazionalità moldava, cittadinanza che non dà libero accesso alla circolazione in ambito Schengen. Il possesso di documenti di identità falsi validi per l'espatrio costituisce un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. I due sono stati quindi arrestati e dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma sono comparsi stamattina in tribunale davanti al giudice che ha convalidato l'arresto. Il sindacato unitario lavoratori polizia lancia un appello per l'assegnazione degli alloggi previsti per legge. Abbiamo chiesto al presidente della regione Liguria Toti di dare applicazioni alle leggi regionali 10/2004 e 13/2013 che prevedono la riserva di alloggi alle forze di polizia e che da circa 20 anni non sono state applicate, salvo sporadici casi isolati, spiega il segretario regionale del SIULP Liguria Pietro D'Aprile. L'appello è stato accolto dai consiglieri regionali Sauro Mannucci e Marco Scaiola che hanno portato in consiglio la discussione.
D'aprile auspica che questo sia un primo significativo atto che possa dimostrare che anche la politica è concretamente accanto alle donne, agli uomini della Polizia dello Stato, così come a tutti quelli delle forze dell'ordine. UIL Liguria denuncia una situazione intollerabile riguardo ai lavori di ristrutturazione della residenza per anziani Mazzini. Lavori infiniti e avviati solo in parte, viene sostenuto, con il perdurare dell'assordante silenzio del Comune della Spezia e dell'ASL 5. Il servizio di Vimalcarlo Gabbiani e Sergio Diofili. La UIL esprime forte preoccupazione circa i lavori di riqualificazione dell'RSA Mazzini. Il rischio è quello che ci siano anche delle ricadute sui lavoratori occupazionali. Sì, i lavori sono ancora, diciamo così, a uno stato tale che non consente la piena occupazione di tutti i lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei parametri orari. Ad esempio nel settore delle pulizie abbiamo le unità lavorative che provengono dalla KCS che attualmente lavorano con una riduzione del proprio parametro del 30-40%. Quindi abbiamo ad esempio la banca ore che scade a fine mese, che attualmente garantisce la retribuzione mensile, quella normale, ma nello stesso tempo ciò che succederà dopo il 31 di marzo ci preoccupa fortemente, perché venendo meno questo strumento e in virtù del fatto che comunque il primo e il secondo piano sono ancora chiusi, ad oggi abbiamo questa situazione qua che ricadrà sicuramente su queste lavoratrici. Da parte vostra anche una richiesta alle istituzioni politiche. Sì, noi non abbiamo più avuto recentemente alcuna interlocuzione né con l'amministrazione comunale né con l'ASL 5, quindi dobbiamo assolutamente ripartire da lì per avere anche un quadro soprattutto certo di quella che sarà la tempistica dei lavori presso la struttura. Ricordiamoci poi che se non sbaglio a fine maggio scade l'appalto ponte, che inizialmente era previsto per un anno, e ad oggi non sappiamo ancora quali sono poi le reali intenzioni da parte di ASL e anche da parte del Comune, perché si parla anche, si ipotizza questa vendita dell'immobile. Sappiamo che ad esempio nei giorni scorsi alcune delegazioni di altre strutture, anche altre realtà, sono andate a visitare la struttura. Quindi quello che noi chiediamo alla politica, ma soprattutto in questo caso all'amministrazione, ad ASL, che ci sia un'operazione verità e che ci diano gli elementi certi per sgombrare il campo anche delle preoccupazioni che i lavoratori vivono fortemente sulla propria pelle. Nell'ambito del programma di verifica e monitoraggio delle infrastrutture stradali spezzine, l'ufficio tecnico della provincia della Spezia comunica che la circolazione lungo la strada provinciale 566 della Val di Vara, in corrispondenza del ponte Cadivara nel comune di Sesta Godano, ha subito una variazione temporanea. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione è stato disposto l'istituzione del divieto di transito lungo il ponte relativo ai veicoli a pieno carico superiori alle 26 tonnellate. Un evento al Palasport con Giorgia Benusiglio, ragazza milanese scampata alla morte in seguito a una patologia contratta dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy, e lezioni a più di 1000 studenti spezzini. Presentato questa mattina il progetto Non dipendere, vivi, dalla Croce Rossa, sostenuto da Fondazione Carispezia. Per noi Vimalcarlo Gabbiani e Sergio Diofili. Non dipendere, vivi, presentato questa mattina nella sede di Fondazione Carispezia, il nuovo progetto della Croce Rossa contro le dipendenze. 45 incontri nelle scuole per spiegare ai ragazzi i rischi connessi all'uso delle droghe, dell'alcol, al gioco d'azzardo e anche all'uso smodato dei social network. Le parti sostanziali del progetto sono appunto incontrare i ragazzi delle scuole superiori, sia in piazza che nelle scuole e nell'evento con Giorgia Benusiglio, che faremo al Palazzetto dello Sport, proprio sul tema delle dipendenze. Non solo sostanze stupefacenti, ma dipendenze da social network, di gioco d'azzardo, per cercare appunto di avvisare, diciamo, i ragazzi su che cosa vanno incontro e i problemi che possono dare queste dipendenze sulla salute.
Prima di entrare in classe vi siete formati molto proprio per cercare di dialogare con gli studenti nel miglior modo possibile. Sì, esatto, ci siamo formati anche con delle figure specializzate e poi abbiamo la grossa forza di essere anche noi stessi dei ragazzi, quindi fondamentalmente andiamo a fare un lavoro alla pari con loro, ci vedono più o meno come dei simili. Il Comune ha deciso di sostenere per la parte di una competenza questo progetto che è molto importante perché offre un contributo concreto e tangibile ad una campagna che è necessaria alla nostra città, a cui l'amministrazione comunale per parte sua sta lavorando, per la promozione della sensibilizzazione e della prevenzione rispetto a quelli che sono i temi dell'alcolismo minorile, dell'uso delle sostanze stupefacenti e tutte le altre forme di dipendenza che purtroppo affliggono la vita dei giovani e non solo. Le dipendenze hanno spesso radici profonde, legate a dei disagi che possono colpire ciascuna persona e che spesso la società e a volte anche le famiglie fanno fatica a cogliere in tempo. Di solito è la famiglia che dà l'allarme per quanto riguarda dei sintomi, degli atteggiamenti che possono creare preoccupazione. La prima tappa è quella di rivolgersi al medico di famiglia che con le sue competenze scientifiche dovrebbe riuscire a distinguere fra un disagio, chiamiamolo fisiologico, legato all'età adolescenziale rispetto a un qualcosa che invece sfora e che comincia a costituire un disagio profondo che ha bisogno di essere trattato. Un progetto che è sostenuto da Fondazione Carispezia. La Fondazione Carispezia ci tiene a investire sui giovani che devono essere protagonisti della vita della comunità. Da venerdì 17 a sabato 18 si svolgerà la 10ª edizione della 24 ore per il Signore. In diocesi quest'anno l'iniziativa, coordinata dal Priorato delle Confraternite, si terrà nella chiesa di San Pietro a Mazzetta. Il servizio di Vimal Corlo Gabbiani e Raffaella Maulella. Torna anche nella nostra diocesi l'appuntamento con la 24 ore per il Signore, un'iniziativa di preghiera di riconciliazione voluta da Papa Francesco. Sì, come ogni anno le confraternite, io sono il priore diocesano, le confraternite della diocesi di La Spezia, Sergiana e Brugnatano organizzano la 24 ore del Signore. Anche quest'anno si partirà venerdì 17 alle ore 18 con la parrocchia di Lerici, poi dalle 20 alle 22 Piena Battolla, dalle 22 alle 24 Ponzano Superiore, dalle 24 alle 8 nella cappella di adorazione nella chiesa di Santa Maria, dalle 8 alle 10 a Val di Pino, dalle 10 alle 12 a Pignone, dalle 12 alle 14 San Pietrovara e dalle 14 alle 16 a Montale di Levanto. Seguirà poi la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo diocesano Monsignor Paletti nella chiesa di Mazzetta di San Pietro Apostolo. Sempre organizzata dal Priorato, a Brugnatto ci sarà invece prossimamente una rappresentazione della Passione Vivente. Sì, dopo l'interruzione causa Covid, l'anno scorso ha ripreso la sacra rappresentazione della Passione del Signore Gesù Cristo, che non è una recita, è una rappresentazione tratta dai testi evangelici, è organizzata anche quest'anno dalla Confraternita di Val di Pino e verrà rappresentata attraverso le suggestive vie del borgo di Brugnatto, alla sera, quindi dopo cena, il giorno 25 di marzo, sabato, e verrà eseguita in costumi e recitata da attori e comparse, diciamo, di quasi tutti i paesi della Val di Vara. Oltre il dramma evangelico di un Gesù che viene condannato ingiustamente, c'è anche la, diciamo, meditazione dei vari passaggi della Passione.
I sindacati si mobilitano contro l'autonomia differenziata. Con l'istruzione regionale, sostengono infatti, sarebbe negato l'esercizio del diritto allo studio in maniera uguale su tutto il territorio nazionale. Le scuole si differenzierebbero sempre più radicalmente, il divario sud-nord non potrebbe che aumentare, la diffusione uniforme di scuole dell'infanzia e tempo pieno sarebbe definitivamente negata. Il valore legale dello studio, del titolo di studio, sarebbe compromesso e le regioni potrebbero decidere autonomamente sui programmi, strumenti e risorse. Per questo motivo CGIL, UIL, Scuola scendono in piazza per raccogliere le firme contro l'autonomia differenziata. I banchetti saranno situati in via Prione di fronte al Museo Lia, venerdì 17 dalle 14 alle 16 e sabato 18 dalle 10 alle 12. La RSU di Leonardo della Spezia e le RSU accolgono con favore la proposta di un polo nazionale degli armamenti terrestri che abbia come baricentro il consorzio CIO Iveco Otto Melara. Il servizio di Maria Torre. A seguito dell'audizione del generale Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in Commissione Difesa alla Camera, è tornato di forte attualità, anche a causa dello scenario geopolitico internazionale, il rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature dell'Esercito italiano. In audizione, il generale ha lanciato la proposta di un polo nazionale degli armamenti terrestri che abbiano come baricentro il consorzio CIO Iveco Otto Melara. Le RSU della Leonardo della Spezia, a seguito delle dichiarazioni del generale Serino, accolgono con favore la proposta di un polo nazionale degli armamenti terrestri che abbia come baricentro il consorzio Iveco Otto Melara. Tuttavia, esprimono perplessità su come questo si possa conciliare con le dichiarazioni che vedrebbero la selezione da parte dell'esercito italiano di un mezzo tedesco e di un mezzo svedese. I nostri prodotti, dichiarano le RSU, si collocano tra i migliori sul mercato e sono dotati delle ultime tecnologie. Come RSU riteniamo fondamentale ricercare alleanze e collaborazioni internazionali in un'ottica di integrazione europea che possano garantire la governance e sovranità nazionale sulla progettazione, produzione e manutenzione nel settore terrestre, entrando di fatto nel progetto del carro europeo. Un tema che indubbiamente dovrà essere affrontato dal nuovo governo, oltre che dal nuovo management di Leonardo, in vista dell'imminente rinnovo del Consiglio di amministrazione. Ribadiamo, concludono le RSU di Leonardo Sistemi di Difesa, la richiesta del mantenimento della governance italiana. No a spacchettamenti delle linee di business e dei siti, mantenimento della sovranità tecnologica nazionale e della proprietà intellettuale, mantenimento della produzione e manutenzione dei prodotti in Italia. Il cantiere San Lorenzo chiude il 2022 con ricavi netti a 740,7 milioni di euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. Il risultato netto di gruppo raggiunge 74,2 milioni, in crescita del 45,4% rispetto all'anno precedente. Nel quarto trimestre i ricavi sono stati pari a 196,6 milioni, in crescita del 24,9% rispetto al 2021. Al termine di questo esercizio consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder un triennio di risultati eccellenti che ogni anno hanno superato le nostre stesse previsioni, afferma Massimo Perotti, presidente e CEO della società. Una città in trasformazione, un tempo militare ed industriale, oggi portuale, ma che non deve temere il proliferare di una nuova vocazione turistica, perché diversificare in economia aiuta. La Spezia vede, come la vede Piergino Scardigli, già presidente della Camera di Commercio, ex consigliere comunale, attuale presidente della Scuola Nazionale Trasporti e tanto altro ancora. È lui l'ospite di questa sera della trasmissione a tamburo battente. Vediamone un'anteprima.
Scardigli, siamo alla vigilia della Fiera di San Giuseppe, una fiera che richiamerà in città circa 600 bancarelle provenienti da tutta Italia. È un commercio importante in questo momento per la città, che tra l'altro, lo diciamo, molti negozi in questo periodo hanno chiuso, hanno abbassato le serrande per la crisi. Come cambia il commercio in città? Beh, il commercio in città cambia come in tutto il resto del paese. La ristorazione prende il sopravvento sugli altri settori. Nonostante quello, noi possiamo dire che in termini però di aziende, non dico commerciali, ma in genere, nell'ultimo anno sono aumentati i numeri che riguardano la Spezia. Noi abbiamo avuto 250 aziende in più nel 2021 e 168 aziende in più nel 2022. Il problema è che invece abbiamo perduto 60 esercizi commerciali proprio nel 2022. Questo significa che il settore del commercio segnala un ritardo e una difficoltà, mentre gli altri settori stanno avendo uno sviluppo, il che ci dice che la Spezia è una città in crescita, ma il settore del commercio, come in tutto il resto del paese, è in una fase di sofferenza. Scardigli, con il trionfo della ristorazione stiamo diventando una città dei camerieri, anche se poi non ci trovano i camerieri. Sì, sì. Dobbiamo rallegrarcene o preoccuparcene? No, secondo me bisogna rallegrarsene perché naturalmente poi la ristorazione porta con sé il turismo e il settore turistico rappresenta uno degli obiettivi importanti del nostro territorio di diversificazione e di qualificazione del territorio. Purtroppo bisogna trovare come aiutare gli altri settori e soprattutto mantenere in piedi quei negozi storici che hanno grandissime difficoltà da andare avanti. Bene, l'intervista completa a Piergino Scardigli questa sera alle 21.30. Riprendono le visite guidate nel Parco delle Cinque Terre per scoprire le ricchezze di un paesaggio unico al mondo. Il servizio di Maria Torre. A partire dal 18 marzo fino a tutto aprile torna il calendario con trekking e visite guidate nell'ambito delle Cinque Terre Walking Park per offrire ai visitatori l'opportunità di scoprire il parco, la ricchezza di habitat e di testimonianze legate alla secolare cultura vitivinicola attraverso la ricca rete sentieristica. Ogni sabato e domenica, condotti da guide esperte, si può scegliere tra itinerari tematici con diversi livelli di difficoltà a contatto con un territorio da vivere come esperienza e non come passaggio. La partenza è sempre presso uno dei centri accoglienza del parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti. Tornano anche gli appuntamenti con il plugging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti allo sport sui sentieri, in collaborazione con Acam Ambiente IREN. Le prime uscite in programma, in avvicinamento alla gara di corsa internazionale Sciacche Trail, sui sentieri del vino e delle Cinque Terre, sono sabato 18 marzo, trekking Manarola, Volastra, Corniglia, per escursionisti esperti, e domenica 19 marzo, trekking Vernazza, passando dai santuari di Reggio e Soviore fino a Monterosso, per escursionisti esperti. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro le ore 12 del venerdì che precede l'escursione in calendario. Per informazioni e prenotazioni scrivere a visiteguidate@aticinqueterre.it. L'associazione Mangia Trekking ha elaborato una proposta adeguata per trascorrere piacevolmente i fine settimana, imparando a conoscere e vivere i luoghi e degustando i prodotti tipici della cucina di casa consumati all'aria aperta. Si tratta di un piccolo turismo già sviluppato da Mangia Trekking in Val di Vara e Lunigiana che risulta molto gradito e che va sempre più affermandosi in tanti territori. Nello specifico i partecipanti si sono ritrovati in località Le Catene, vicino a Narbostro,
e, saliti sul Monte Branzi dopo Zanego e Pugliola, ritornare alle auto con la consapevolezza di aver camminato immersi nella natura e nei suoi profumi e avendo vissuto una parte forse meno conosciuta di Lerici ma altrettanto affascinante e ricca di suggestività. Sabato prossimo in città sarà presente la fanfara dei Bersaglieri di Scandiano. Sarà possibile ascoltarla dalle 15.30 alle 16.30 davanti al Teatro Civico. Il servizio di Vimalcarlo Gabbiani e Paolo Carozzi. In preparazione al raduno nazionale dei bersaglieri che si terrà nella nostra città tra il 22 e il 28 maggio, sabato prossimo sarà presente in città una fanfara dei bersaglieri, nel centro cittadino per un grande concerto. Certo, sì, abbiamo queste tappe di avvicinamento al raduno, ci sarà, grazie all'amministrazione comunale, la presenza della fanfara di Scandiano che suonerà dalle 11 in poi per qualche via pedonale, forse anche vicino alla fiera, e poi verso le 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 davanti alla gradinata del civico, dell'ingresso del civico, un concerto di questa fanfara proprio per l'avvicinamento al raduno. In questi giorni, in queste settimane siete anche molto impegnati nelle scuole per incontrare i ragazzi e spiegare loro la gloriosa storia del Corpo dei Bersaglieri. Certo, sì, infatti sono in divisa perché oggi siamo stati alla scuola media Anna Frank proprio per spiegare l'epopea bersaglieresca del passato e del presente. Il presente naturalmente impostato esclusivamente sulle missioni di pace e sui servizi sociali. Tra l'altro con le scuole la Susanna Varese, l'insegnante, ha fatto un ottimo lavoro, hanno partecipato tantissime scuole, tanti ragazzi entusiasti, producendo disegni e grafiche per naturalmente la copertina del nostro libro numero unico e anche per le cartoline ricordo che faremo e stamperemo quelle celebrative. Venerdì prossimo, 17 marzo, ritorna il grande appuntamento con le meraviglie del cielo stellato e delle forme di vita marine presso la Baia delle Grazie di Porto Venere. Le osservazioni in campo marino saranno guidate dallo staff del progetto Percorsi nel Blu e vedranno la collaborazione di studenti tutors dell'ISA 2 e dell'Istituto Capellini Sauro, liceo linguistico Mazzini, in rete con il progetto Percorsi nel Blu. L'osservazione del cielo stellato sarà invece accompagnata dallo staff e dall'Associazione Astrofili Spezzini e dalla società Lune della Spezia. L'evento è gratuito, non richiede alcuna iscrizione ed è per tutti. L'inizio delle osservazioni è previsto alle ore 19.30 e proseguirà fino alle 24 presso la passeggiata a mare davanti alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Per informazioni è possibile scrivere a info.percorsinelblu@gmail.com oppure a astrofililaspezia@gmail.com. Gli studenti di Santo Stefano a scuola di cinema. L'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ha aderito al progetto proposto dalla città Il Cinema Ambulante di Pregnana Milanese, che vede la creazione di un mini documentario di 6-8 minuti da realizzare in collaborazione con un gruppo di studenti della scuola secondaria del territorio. L'intento è quello di coinvolgere i ragazzi della scuola secondaria Schiaffini in un'esperienza completamente nuova per loro, esplorare il mondo del cinema in tutte le sue fasi, dall'idea alla realizzazione finale di un mini documentario. Il progetto prevede una fase di formazione in aula che affronterà la realizzazione dell'audiovisivo sotto diversi aspetti, tecnico, progettuale, di montaggio, di tutela dei diritti, e una fase di riprese in esterno. Gli studenti potranno così apprendere come si scrive e realizza un'opera audiovisiva traducendo un'idea in immagini. Passiamo alla pagina sportiva, antivigilia di Spezia Sassuolo con il tecnico aquilotto Leonardo Semplici che ha tenuto la consueta conferenza stampa settimanale. Battere una squadra come l'Inter porta in dote fiducia ed entusiasmo, ha detto, ma è fondamentale proseguire con grande umiltà e senza perdere di vista l'obiettivo. Con il mister in conferenza stampa sentiamone un estratto. È chiaro, quando batte una squadra come l'Inter, come dicevo l'altra settimana, secondo me, a livello organico, la più forte che c'è in Italia, questo deve darti. Io avevo detto prima della partita, qualsiasi risultato potesse uscire,
bisognava acquisire, non lasciare per strada. È chiaro, vincendo ci deve dare consapevolezza, ci deve dare forza, ma bisogna continuare sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto anche in precedenza, con grande umiltà, con grande rispetto, e questa partita ci deve dare, non ci deve levare. È chiaro che se questa soddisfazione, questa partita, questi tre punti rimangono singoli, non è basta a niente prendere questi tre punti, quindi noi da lunedì subito ci siamo ributtati a capofitto in quella che è il prossimo avversario, un avversario secondo me forse più difficile da quando ci sono io, perché è una squadra in grande salute, una squadra di grande valore, ha recuperato i giocatori che magari in giornata andata forse per quel motivo non erano riusciti a esprimere un certo tipo di gioco, una società che credo in questi anni abbia lavorato sempre molto bene, anche vendendo alcuni giocatori, ma riuscendo sempre a rimpiazzarli, addirittura migliorando anche la rosa precedente. Quindi affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici, quindi è una partita difficilissima e noi ci stiamo cercando di preparare al meglio, perché vogliamo dare opportunità a quello che stiamo facendo. E la partita con l'Inter è stata bella, ci ha portato entusiasmo, e anzi voglio ringraziare anche il pubblico che è stato determinante, e quindi bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo con grande umiltà, con grande rispetto. È chiaro che noi bisogna provarci con tutti, come dicevo, l'Inter che avevamo da perdere, e nessuno si aspettava una nostra vittoria, invece i ragazzi sono stati bravi a soffrire la squadra, a portare a casa questo grande risultato, però così bisogna dare opportunità. E per le ultime 5 partite casalinghe, rispettivamente contro Salernitana, Lazio, Monza, Milan e Torino, lo Spezia lancia un mini abbonamento a prezzo vantaggioso per le curve ferrovia e piscina. L'abbonamento intero costa 73 euro invece di 95, mentre per gli under 14 il costo è di 43 euro invece di 57. L'acquisto del mini abbonamento sarà possibile a partire dalle 12 di domani, giovedì 16 marzo, fino a lunedì 27. Marzo. Passiamo al basket. In Serie C Gold la Tarros Spezia è di scena stasera a Siena, mentre in Serie D Ligure la Landini Lerici sfiora la vittoria con la capolista. Vediamo Andrea Catalani. Appena un paio di giorni per la Tarros Spezia per godersi la vittoria di domenica scorsa al Palace Sprint per 74-69, niente meno che sulla capolista in Serie C Gold Toscana, vale a dire la Sintecnica Cecina, che peraltro a conseguenza di ciò è stata raggiunta in vetta alla classifica dalla Sibe di Prato e dalla Manetti di Castel Fiorentino. Un paio di giorni soltanto, appunto, perché in giornata i bianconeri sono dovuti partire alla volta del Pala Vivaldi Senese, dove stasera sono attesi dalla Virtus Siena, che in graduatoria ha i loro stessi punti, anche se per differenza di punti in partita figura una posizione più indietro al sesto posto. Ad ogni modo, tenuta morale dei tarrosiani senza dubbio alta a questo punto, ed essi credono senz'altro ancora di poter agganciare una delle prime tre posizioni, che garantirebbe la promozione diretta senza necessità di playoff in Serie B. Scalando di un paio di categorie poi, e passando con le immagini da Tarros Cecina a Landini Aurora Chiavari al Pala Biagini Lericino, sfiora letteralmente il terzo successo di fila su altrettanti
7 gare nella fase cosiddetta a orologio della Serie D regionale Ligure, la Gino Landini Lerici che di fronte alla capoclassifica chiavarese si ritrova a condurre di 17 punti, 17 a 7 minuti dal termine, poi subisce un tracollo che la porta a perdere di appena 2 punti per 77 a 75, colpa probabilmente del grande sforzo sostenuto durante tale rincorsa nel corso del match dai biancorossi e anche nelle due occasioni precedenti che li hanno portati appunto a 2 successi di fila. Ciò non toglie che le speranze di qualificazione ai playoff da parte lericina ci sono ancora tutte. L'importante è battere il Val Petronio a Casarza Ligure domenica prossima, sperando che nel frattempo perda lo Spezzaletti. Tutto ciò comunque non è poco se si considera che stiamo parlando di un club tornato alla pallacanestro adulta proprio in questa stagione cestistica, dopo che per anni si era limitato all'attività giovanile. Bene, ultima notizia del nostro TLS giornale, vi lascio come sempre alle previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Grazie della vostra cortese attenzione, a voi tutti un buon proseguimento di serata, arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Un campo anticiclonico protegge il Mediterraneo centro-occidentale e di conseguenza l'Italia. Anche sulla nostra regione ci attendono 2 giorni caratterizzati da tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 16 marzo, in Liguria. Tra la mattinata e le ore centrali della giornata qualche addensamento potrà interessare il Savonese e localmente il Genovesato occidentale, mentre sono attese stratificazioni medio-alte sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità relegata alle aree interne, specie sui versanti padani occidentali. Altrove in prevalenza soleggiato con solo qualche sottile velatura in transito. I venti saranno al mattino deboli o moderati da nord-est sull'Imperiese, da est e sud-est altrove. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o al più moderata ovunque. Il mare si presenterà generalmente poco mosso, tra la notte ed il mattino potrà risultare mosso al largo. Ed infine le temperature, che saranno in diminuzione. Lungo la fascia costiera i valori minimi oscilleranno tra 6 e 12 gradi, mentre nell'interno tra meno 3 e più 8 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 17 gradi sulla costa e tra 8 e 15 gradi nei fondovalle interni. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita Limet.